Allora, siamo con il delegato allo sport per il Comune di Roma, onorevole Alessandro Cochi. Cochi, insomma, una giornata particolare e anche organizzata proprio in virtù dello sport, in Sì, tutte le sue essenze, no? Da come abbiamo sentito anche dal sindaco. una giornata intensa che vuole premiare in primis i vincitori che rappresentano Roma, rappresentano il nostro paese, a dare soprattutto messaggi di positività per la pratica e per la cultura sportiva. Quindi un applauso a tutti, agli organizzatori, soprattutto agli atleti che ci hanno rappresentato e ci rappresenteranno nell'immediato futuro, e soprattutto un messaggio di fare sport, di ampliarlo al centro come in periferia, in tutte quelle situazioni dove lo sport ancora oggi rappresenta la migliore aggregazione sociale e ovviamente sportiva. Quindi prospettive più che rose nel futuro sia prossimo che... Più che rose, nonostante le difficoltà, visto le tante federazioni, tanti enti di promozione sportiva, le singole associazioni e società sportive distribuite in tutto il territorio che magari vorrebbero risposte più rapide per avere un proprio campo, per avere maggior, diciamo così, promozione a tutti i livelli, però penso che il 2009, insomma, è stato un anno dove anche l'amministrazione comunale, il fatto sportiva, non è stata con le mani in mano, e se insomma si è dichiarato Roma capitale dello sport, sicuramente anche il Comune avrà i suoi meriti. Ecco, massimo impegno anche a partire proprio dal sindaco, l'ha sottoscritto, il Sei Nazioni non si muove da Roma. E Sei Nazioni non si questo è uno deve dei tanti. muovere da Roma, lo sa il CONI, lo sa la Federazione Italiana Rugby, lo sanno tutti, insomma, quelle persone che in prima persona si muovono per far sì. È un successo dal 2000, insomma, dobbiamo andare avanti, incrementarlo in virtù anche di quel miraggio, di quel sogno che potrebbe essere anche realtà, avere nel 2020 il ritorno delle Olimpiadi nella capitale, dato che nel 2010 invece ricorrono i 50 anni, e ricordiamo che nel 60 iniziò quel boom economico che ha dato tante infrastrutture a Roma, tantissima impiantistica sportiva, ma tante infrastrutture legate al commercio, al turismo, alla cultura, all'aggregazione e ad una migliore qualità della vita. Quindi se tutto passerà per le Olimpiadi, il delegato sarà più che contento. Grazie mille, complimenti e buon lavoro.